Lorenza, indovina, poi spieghiamo perché siamo qui, però intanto ci interessa sapere. Ti abbiamo visto recentemente in televisione, nella serie Tutti insieme all'improvviso, e adesso so che hai intenzione di passare dall'altra parte della macchina da presa. Ma diciamo adesso, sono paroloni queste. Allora, ho esordito la regia già da tempo con un cortometraggio, adesso ne ho fatto uno nuovo, si chiama Ego, è tratto da un racconto di Niccolò Ammaniti. E lo conosci vagamente, sì, mi sembra, sì. Cioè ti gira per casa. Infatti, diciamo, io ce l'ho a casa, quindi come dire, ne e non lo sfrutti uno così. Infatti. E quindi adesso inizieremo a cercargli di far fare un bel percorso e sto lavorando alla scrittura di un lungo, ancora però in fase veramente di soggetto. Senti, l'argomento del corto però? L'argomento del corto è un argomento molto molto attuale ed è racconto una coppia un po' scoppiata, diciamo, che sono un po' le coppie che ogni tanto ritrovo anche tra i miei amici, che per comodità non si lasciano, non hanno più niente da dirsi, però come dire, piuttosto che andare incontro a traumi, forse anche come dire a mettersi in gioco in una certa maniera, preferiscono rimanere come dire nella comodità di un equilibrio fittizio poi alla fine. Senti, altri progetti invece davanti, magari alla macchina da presa, cinema, TV? Cinema c'è qualcosa che bolle in pentola, si vede dal faccino. Sì, c'ho delle cose, però siamo zittini. Vabbè, le iniziali, una così, una sillaba. No, non si dice niente. Allora diciamo che, visto che tu hai uno scrittore in casa, insomma sei qui per quello, perché il regista di questo film, Manzini, è uno scrittore che debutta più o meno alla regia, no? Stiamo per vedere Cristian e Palletta contro tutti di Manzini. Sì, Antonio Manzini è un mio carissimo amico, ci conosciamo dai tempi dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, quindi vi parlo proprio di 30 anni fa, ho seguito tutto il suo percorso, lui comunque nasce come attore, quindi come dire l'ho seguito come attore, poi adesso ha questa carriera meravigliosa come scrittore. Io il film l'ho già visto ed è bellissimo, fa molto ridere e quindi non vedo l'ora che lo vada a vedere il pubblico, perché secondo me si divertiranno tantissimo. Allora, presto. Ok, ciao.